benvenuti. 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 Ed ecco qui, avete sentito tre voci che oggi vi racconteranno la prima semifinale del torneo amichevole Milis Torre Grande. E siamo io, Lorenzo De Riu. Io, Diego Losenno. Io, Fabio Cusano. Ed eccoci qui, il trio del commento per seguire un grande spettacolo che sicuramente assisteremo oggi. La sfida per onore del cognome oggi va molto di più. Potrebbe valere, chissà, una vale una coppa. Chissà, ci sarà quella del primo o quella del secondo che prenderà chi vincerà questa partita. Oppure chi la perderà prenderà quella del terzo o del quarto posto. Ovviamente non vi anticipiamo se le finali, come vi ho detto più volte, si giocheranno qui a Milis oppure qui a Torre Grande, ma questo vedrete più avanti, tra due settimane circa o meno. Però adesso passiamo alla sfida per onore del cognome. Antonio Ottu contro Antonello Ottu. Chiedo subito una domanda a voi due ragazzi. Prima a partire da Fabio, perché conosce meglio Antonio. Invece te, Diego, chiederò di Antonello. Fabio, Antonio, come lo vedi in questa giornata? Come lo vedi per questa partita? Favorito, sfavorito? Vai. Allora, Antonio, nel suo caratteristico, gioca sempre allo stesso modo con ogni avversario. E gioca sempre abbastanza bene, sempre con voglia, sempre con carattere, e anche quando sta sotto cerca di riprendersi. Io lo vedo ovviamente spesso favorito, ma Antonello ha dimostrato in questo torneo che può fare grandi cose e qui può mettere davvero in difficoltà. Se... mi hai fornito l'assist appunto per chiedere a Diego di Antonello. Antonello, come lo vedi tu, Diego? Allora, Antonello è un giocatore che si sta evolvendo un po' come tutti noi, però in particolar modo lui ha più difficoltà nell'evolversi, perché adesso con il cambio di coach magari può avere un po' di problemi, perché lui ha una mentalità molto chiusa e bisognava prenderlo, come dice Mirko, proprio praticamente dalla nascita, no? E per questo a volte fa degli errori che lasciano un pochino stucco, no? Perché sono magari palle facili che non riesce a mandare dietro magari con il giusto movimento o comunque sia con la giusta potenza, no? E perciò lo vedo non il favorito, ma se la può giocare. Sì, esatto, se la può giocare. Allora, prima di aspettare il sorteggio, vi comunico che oggi le condizioni meteorologiche a Milis sono cielo sereno, un po' di vento, non forte. Il campo ovviamente è sempre il solito, ho detto più volte, con il muschio ai lati, con, spesso, con i corridoi, sì, spesso si scivola, vero Fabio? Sì. E niente, allora tra poco Antonello Ottu contro Antonio Ottu, prima semifinale del primo torneo amichevole Milis Torre Grande. Non cambiate video, rimanete sul canale Antonio Tennis Milis. Vediamo adesso Antonio che farà il sorteggio di questa partita, vediamo un po', ed esce testa, e perciò Antonello sceglie la battuta. Antonello, ovviamente in questa partita la maggior parte delle volte li chiameremo per nome perché hanno lo stesso identico cognome, come ormai sapete, da diverso tempo. Dunque un Antonello, un Antonio, oppure Ottua, vedremo, queste sono cose che si vedranno nel corso della partita. E allora ci siamo, prima semifinale del torneo amichevole, parte adesso questo inizio di Antonello Gas. Vediamo la formula, 2 set. Sì, appunto quello che volevo dire oggi, novità, 2 set per questa semifinale. Ovviamente sarà anche, oltre una partita di bravura nel tennis, conterà molto anche la resistenza, perché 2 set non l'abbiamo mai fatti in una partita ufficiale, tra virgolette, sempre un torneo amichevole, però siamo sempre a livello di coppa. Anche finale terzo, quarto posto e finale primo e secondo, sì. Sarà 2 set. Sì, sì, però non anticipiamo nulla di quella finale, no. Lo vedrete più avanti, tanto c'è il primo 15 della partita a favore di Antonello Ottu. Si è sentito. È iniziato subito con uno scambio discreto. Out, il
dritto da parte di Antonio, un dritto che se ne va fuori. Sbagliato completamente il movimento Fabio. Ha cercato di caricarla troppo, di dargli troppo effetto. Perché la palla è uscita anche di poco. Poteva metterla molto meglio in campo. Era condizionato anche il vento forse. Pallina che arrivava da Antonio. 40-0, prime tre palle per chiudere questo primo game. Sono per Antonio Lorto. Brutto questo dritto dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista realizzativo. E qua doveva fare proprio tutto il movimento, perché sennò ovviamente se va dritto per dritto va, la palla va in rete. Vedi cosa ti dicevo prima, degli errori banali. Invece ha fatto una sorta di schiacciata col dritto verso il basso, la palla è fermata nella rete. Logicamente anche, impossibile che passasse. 40-15 dunque. Sotto. Di nuovo. E questo ancora... è lo stesso movimento. Sì. Infatti la rotazione qua servirebbe per forza per andare. Appunto, non vorrei essere al posto di Mirko, che adesso starà guardando certamente questo video. dopo aver visto questi movimenti di dritto osceni, chissà, avrà le mani nei capelli. Ma magari può andare bene. Che non ha più che altro. Ciao Mirko. Allora sbaglia Antonio Orto, alla fine Antonello ce la fa a chiudere questo game e si porta in vantaggio di un game a zero. Ci sono ancora tanti di game da seguire. Sì, tanti. Servito una bella prima qui centrale, anche con l'effetto, potenza giusta. E allora 1-0 per Antonello, che ora deve tentare di strappare il servizio da Antonio, che un inizio un po' così. Stai nervosendo Antonio. Comunque partita che è ancora molto lunga. 0-15. Perché comunque stai iniziando già a innervosirsi Antonio, non è un buon segno questo. Io lo so bene. Esatto Diego, proprio tu. Scappa questo dritto di Ortu. Antonello se ne va in corridoio. 15 pari. Scivolato anche nel mucchietto. Un po'. Davvero brutta quella parte di campo. Comunque sia una per gol. Ancora errore di dritto. E qui è andato senza voglia. Solo di braccio. 30-15. No. E c'è il primo doppio fallo della sfida per Antonio, che forse questo doppio fallo potrà tranquillamente evitarlo. Ovviamente una seconda molto debole, che però se ne va. 30 pari. No. No! Aveva tutto il campo. Aveva tanto campo, stavolta non male, però col primo dritto, il secondo ovviamente no, non era buono. 40-30. Per nulla, sarebbe bastato in realtà appoggiarla. Punto. Ma era messo malissimo con i piedi. Sì, era messo in il closet. Era difficile prendere. Era troppo addosso alla palla. C'era una prateria. Poteva anche prenderla in corsa volendo. Sì, ma a quel punto sarebbe bastato solo appoggiarla. Sì, ma era proprio messo malissimo con i piedi. Andiamo anche a terra. 40-30. Lungo questo rovescio, forse uno dei primi rovesci che fa in questa partita Antonello. E dunque niente da dire, tutto a posto per questo primo set, nessun colpo di scena. Entrambi mantengono il servizio e si portano solo uno pari. Tutto il vento che si alza. Come vedrete dalla rete si muove. Potrebbe anche condizionare la partita. No, non penso. Potrebbe aiutare nel servizio di Antonello. Se rimane così magari no, però se aumenta un rovescio al corpo e dunque non si può fare il movimento completo. Ormai siamo sempre qui spesso a parlare di movimento, perché nel corso del tempo abbiamo capito che il movimento, la posizione dei piedi e delle braccia nel tennis
per noi giovani, che siamo ancora all'inizio, è una cosa fondamentale, perché se si sbaglia quella, ovviamente si è messi molto male nel bel mezzo dello scambio. È una cosa molto difficile da per noi giovani anche teorizzare tutte queste questi termini. Sì. Quindi il segreto è riuscire ad arrivare sempre bene sulla palla. È un po' molto difficile perché se ti arriva al corpo la controbalzo per forza, non puoi pretendere di fare tutto il movimento. Beh, vabbè, magari, ma io pensavo che più che difficile, come dicevi tu, realizzare questi movimenti, è difficile realizzare questi movimenti dopo che te ne hanno insegnati quando iniziavi degli altri. Alla fine certo diventa difficile, perché se tu giochi frontale e poi arriva il tuo nuovo coach che ti dice no, tu mi giochi laterale, è difficile. Sì, è difficile cambiare completamente. Perché poi, fra l'altro open e closed sono l'inverso, no? Sì. Perciò bisogna cambiare tutto e poi prenderci l'abitudine, cioè. Certo. È quello il difficile. Ovviamente fosse stata una partita a livello ATP, non c'era neanche bisogno di parlare del movimento, perché ormai quella è una cosa ipotecata per loro, ma qua per noi una cosa fondamentale è il movimento, come abbiamo già detto. Questa palla sembrava molto arrivabile, invece sì, poi il vento ha cambiato anche direzione. E Antonello non ha potuto far nulla su quella palla. Ecco di che cosa parlavo. 30-40, tra una chiacchiera e l'altra ci siamo persi un bel po' di punti. Comunque avremo tanto modo di parlare nel corso di questo video, perché ci sono due set, come ho detto all'inizio. Occhio al è buono. Al tentato serve and volley da parte di Antonello, ma non c'è stato bisogno, perché Antonio ha sbagliato la risposta e l'ha mandata in rete. Un po' andando a rete dopo la battuta impaurisce l'avversario, che è quasi sempre costretto a sbagliare. Sta andando abbastanza bene al servizio di Antonello. Perché se la alza anche bene. Poi essendo alto non deve disporre di un lancio molto alto. Magari come dovrebbe fare Antonio. Bello, bel dritto in controbalzo. Occhio qui a questo rimbalzo di palla, va sotto rete Antonello e poi Antonio lo fulmina con un passante pugnetto per lui. Applaudite anche voi, giustamente. Tutto così. Certo, Antonello è ancora penalizzato dal vento un po', però comunque tra l'altro tecnico di Antonio. Mi sono ricordato che quel punto che gli è stato inflitto ad Antonello era lo stesso che gli avevano fatto, ti ricordi, nel video precedente. Mi sembra contro di te, Fabio, no? È l'ultima volta che ha giocato Antonello era contro di me. Sì. E dunque era un punto simile, ma abbiamo già visto un ace da parte di Antonello. La tua teoria sul servizio di Antonello quest'oggi, Diego, è stata confermata con questo ace. Parità. Fallo di piede, ma non c'è nessun altro. Anche meno male. Quello. Anche l'arce quello. Non è stato mai corretto. E intanto la smentito, teoria ha subito smentito. Primo doppio fallo per lui. È arrivata la gufata. Vantaggio Antonio. Qua si è alzata troppo, poco. Doveva cercare magari, ha dato troppo di potenza in questa seconda. Poteva fare molto meglio. Il lancio di palla un po' troppo basso. Sì, anche se non dovrebbe essere troppo alto per lui. Dico anche per. Con questa è troppo a destra. Ecco così. Seconda molto debole. Occhio al lob. È buona. Un lob perfetto da parte di Antonio, che becca la linea. E allora Break 40-15. Non vedete prima il punteggio, è 2-1. Ricordiamolo per Antonio Ortu, che ha strappato il servizio nel game precedente ad Antonello. Ora va per confermare. Ora va per passare sul 3-1. Vediamo un po' se ce la farà con questo scambio. No, fuori. Non ce la fa. Bruttissimo. Sbaglia un dritto incrociato. Se ne va nella linea del corridoio, quella ovviamente esterna. Qui ho palla troppo vicina o palla troppo lontana. Qui era troppo lontana. 40-30. Buonissima. Buona. E palla fuori campo, la risposta da parte di Antonello. 3-1 in questo primo set per Antonio Ortu.
grande prima da parte di Antonello e 15-0. Te l'ho detto, sta servendo bene. Beh, poi prima quel doppio fallo, ma insomma una cosa che succede a tutti. Però insomma, come prima c'è. Poi sparacchia questo rovescio direttamente nella centrale Telecom e allora siamo 30-0 alla Fagiana, direbbe qualcuno. Prima uscire. Oh, che brutto questo smash a metà campo, non si può proprio vedere. Questo rovescio è andato molto bene, anche questo dito di Antonio ha beccato quasi la linea. E poi si conclude con una steccata di rovescio. Antonello sta giocando a scambio aperto, cioè non vuole affondare. Giocando per tenere lo scambio. Sta per fare un bel passante in lungolina di dritto Antonello, ma la rete glielo ha impedito. Peccato, buona l'idea, del contropiede in lungolina. Meno la realizzazione. Questa palla corta, la velocità di Antonello. Bravi tutti e due. Sì, ha sbagliato la volée Antonello, però è stato bravo prima nel contropiede. Bravo Antonio, creatività coi piedi sempre presente per lui. Bello scambio, però questo lo devo dire. Che dal punto di vista tecnico. Non vorrei osare col punteggio, perciò guardate là nell'angolo in basso quanto siamo. Con la nuova grafica. E scappa questo colpo da parte di Orto Antonello. 40 pari. Quanto sono di game, Lord? 3 per Antonio. Ah, ok, no, allora non mi sono perso niente. No. Vabbè. Fallo. Ancora questo lancio troppo a destra, troppo basso. È il secondo che fa Antonello, un secondo, il terzo, ma se secondo, sì. Secondo. Quando la lancia così a destra dovrebbe rilanciarsela. Adesso in questo scambio proporrei di stare su Antonio e vedere un po' cosa farà. Una steccata. Diciamo che è stato anche buono Antonio qui. Sì. Nonostante la steccata, gli è andato molto molto bene. E allora 4-1 in questo primo set, per ora 3 game di scarto, ma questo primo set è ancora tutto aperto qui a Mili. 4-1 per Antonio Ortu, che è riuscito a strappare il servizio anche prima. Due break dunque di vantaggio per lui, e ora serve per il 5-1. Ce la fa ad arrivarci, no? No, ha fatto due rimbalzi. Ce l'ha fatta ad arrivarci, ma con leggero ritardo la palla. Ha fatto due tocchi nella ottima palla nel sintetico di Milis. Però il tocco di Antonio è stato buono. Molto preciso, sempre molto preciso, buon effetto. No. Se la prima lancio di palla dovrebbe essere più alta. Sì. Doppio. Cosa ne pensi, Diego, del servizio di Antonio? Ha una seconda da migliorare, anche la prima. Per quello, vabbè, quello un po' tutti forse. Ma in linea di massima non è male. Buonissimo questo rovescio di risposta. Forse è la prima risposta decente che fa Antonello di rovescio nella sua carriera, secondo me, non vorrei azzardare. Come faceva rovescio una mano. Di rovescio? Sì. Vabbè, meglio così. Tutto merito di Mirko, che
ancora Mirko che vabbè, che gli ha fatto fare il rovescio due mani. L'ha cambiato a molti, questo rovescio una mano. Sì, sì, basta però, dai. Seguiamo lo scambio che finisce subito con l'errore da parte di Antonio. Vediamo se riusciamo a seguire questo scambio. Per problemi tecnici ovviamente potrebbe essere interrotta improvvisamente la mia voce e questo video. Però prenderemo subito. Bella prima che annulla la palla break a Antonello. Pari 40. Fuori, 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 fuori. Questo colpo se ne va di vantaggio in corridoio. Comunque seconda palla break di questo game. Verrà effettuata questa seconda palla break con una seconda di servizio, attenzione. E sbaglia con il dritto. Quindi è 2-4. E dunque 2-4. 2-4, si riapre questo primo set, vantaggio per Ortu e ancora palla break, la terza questo game, palla del 5-2. Da quando finisce il primo set. Oh, che brutto questo rovescio, veramente se ne va alle stelle. E allora 5-2 per Antonio Ortu, che ora può servire per il primo set, per il 6-2. Si riposa lui un attimo e ci fermiamo ovviamente qua, ma il video continua, non cambiate canale. Sì, Antonio Ortu per chiudere questo primo set di questa prima semifinale del primo torneo amichevole di Milestone Grande. 15-0. Ci vediamo dopo. Linea in questo colpo da parte di Antonio e poi il nastro aiuta Antonello che sorride. Però l'idea era comunque buona, quella del contropiede. 15 pali. Metà campo, rischia tanto qui Antonello, poi torna indietro ma in controtempo colpisce con il rovescio Antonello e sbaglia. 30-15. Si dà la carica col come on, il suo solito. Buona prima, due set point. Il sera sta amministrando bene la partita, ce l'ha in mano lui adesso. Linea in questa prima, poi ci pensa Antonello a far portare a casa il primo set di questa semifinale del torneo amichevole ad Antonio Ortu, che per ora quasi dominio in questo primo set. Non c'è stata mai l'occasione per Antonello di passare in vantaggio in questo primo set, no, infatti. E dunque 6-2. Per questo primo set, volevo dire che quello che hai detto tu, tutto giusto, è comunque sia Antonio merita questo 6-2. Ma sta iniziando
già cominciato il secondo senza un attimo di pausa. Per loro si è visto provare il controbalzo qui. E si buca la racchetta. Sì. Questa è una zanzara. Doppio fallo. Ancora. Il terzo. Zero 30. Però pensa a questo doppio fallo con una buona prima. 15-30. Buona prima anche adesso, però meno. Poi la risposta alla risposta a servizio di Antonio. 15-40. Già due palle break in apertura di secondo set. Bene però il servizio per adesso in questo game. Forse la prospettiva ci inganna, a noi è sembrata buona. Comunque, chiamata out, questo è quel che conta. Che probabilmente era pure fuori, ma pare che abbia toccato un pochino di linea, ma proprio poco poco. 30-40 palla break, punto che si sta già giocando. E chiude con dritto e lungo linea questo primo game di questo secondo set. 1-0, break, questo subito a servizio, si lamenta per Antonello, credeva fosse fuori, invece no, tutto buono, 1-0, cambio di campo. 1-0 dunque, lo sapete, per Antonio Ortu che ha subito strappato il servizio ad Antonello che adesso fa una risposta con un passante di dritto e lungo linea vincente, 0-15. Sì, vabbè, questa palla forse un po' troppo centrale, vabbè, non è riuscita a rimandarla dall'altra parte Antonio, perciò per Antonello è buono. Lungo rovescio sicuramente sì. Un rovescio svogliato tra virgolette questo da parte di Antonello. 30-15. Doppio fallo, 30 pari. Piccola informazione per voi che ci state ascoltando. Fabio è andato via un attimo, si sta perdendo questa partita che per ora non sta regalando tante emozioni. Diciamo che non si sta perdendo nulla. Non si sta perdendo nulla, ma tra poco tornerà anche lui se vi manca la sua voce. 30 pari. La potrete sentire anche nell'intervista. Ace, primo anche per Antonio, dicevi? La potrete servire anche. Sentire scusate. Anche nell'intervista dopo partita fra. Sì, appunto. Prossimo video, ovviamente, adesso pensiamo a questo, però. Prossimo video, Diego Loseno contro Fabio Puzzolo, seconda semifinale del torneo amichevole Milis Torre Grande. Questa è la prima semifinale che stiamo seguendo, che state seguendo voi nel nostro canale YouTube. Ovviamente, come già detto più volte, vi invito sempre a iscrivervi e pubblicizzare il nostro canale che trasmette Grand Tennis, ovviamente non a livelli di ATP, però. Pensare che per due game... Oh, non ero io a commentare la tua partita contro Fabio. Esatto, tu sei passato, ricordiamolo, ovviamente avrete già visto i video. Comunque dicevo, tu sei passato per due game, l'abbiamo detto forse ieri, l'altra volta nel video di annunciazione, possiamo dire così, annunciazione dei semifinalisti. 2-0 intanto per Antonio, vantaggio dunque per Antonello, palla dell'1-2. Intanto bentornato Fabio. Grazie Lorenzo. Non ti sei perso niente. Sì, ho vinto due game, sono perso. Due game non brutti di più.
Ma in partita sembra chiusa, ma non anticipiamo nulla. No. Potrebbe essere una bruttissima goffata. Anche delle tue, Diego. Alla Fabio Matti. E allora, siamo 3-0. 2-1. 2-1, fatto il game Antonello. 5 milesi, 3 oristanesi, 4 milesi nelle semifinali, cioè nella fase finale. Dunque, a casa tutti gli oristanesi, uno che non voglio mai fare il nome, l'ho citato talmente tante volte, perché si è ritirato, invece altri due sconfitti da parte nostra. Lob, perfetto intanto qui. Se uno ha fatto una vittoria. Da parte di Antonello. Dunque, quello che si è ritirato poteva benissimo starci tra questi quattro. Attenzione, sì. Diego, tu stavi già dicendo che la partita è chiusa. Tutt'altro, 2-2, dal 2-0, attenzione adesso, con l'agonia che c'è nelle gambe di Antonello, se riuscirà a fare un leggero miracolo, se non è un miracolo proprio, in questo secondo set. Forse ora hai capito di cosa parlavo quando citavo la guarda. Occhio ancora qui a questo lob, e poi la schiacciata completamente sbagliata da parte di Antonello. 0-15 e 2-2 in questo secondo set di questa prima semifinale, ormai lo sapete, del primo torneo amichevole Milis Torregrat. Nonché primo torneo del 2015. Esatto. Iniziamo l'anno col botto. Secondo di servizio. Bravissimo Antonello. Bravissimo Antonello, però in quello il recupero. Antonello l'aveva piazzata benissimo. Sì. Antonello ha risposto. Forse c'è stata anche un bel po' di fortuna in questo punto. E vabbè, ci vuole. Ci vuole. Pari 15. Buono. E poi fuori. Mamma mia, dove l'ha piazzato questo rovescio? Vista la fortuna proprio lì. Inquadriamolo. La parte che Antonio sta maledicendo, se è giusto la grammatica. Sì, sì, è giusto. Quell'angolo. 30-15. È una vecchia battuta, Diego. Vediamo se riusciamo a seguire questo scambio. Sì, ci riusciamo, perché si interrompe all'istante con un errore di dritto mandato in rete Antonio. Sentito da Fabio, dicevo, rimontato questo secondo set dal 2-0 per Antonio Urtu al 3-2 ora per Antonello. Ribaltamento in questo set, e chissà se potrà arrivare un terzo set. Boh, lo scoprirete per bene. Aspettate, prima vi dico una cosa, lo scoprirete non mandando avanti il video, ma seguitelo tutto. Intanto qui salva con una volée di dritto anomala Antonello. Anche. Sì, proprio c'è andato proprio per andare come un dritto. Stavolta sbaglia il dritto di risposta. 15 pari. Se ne va fuori dal campo. Adesso deve questo back. Adesso Antonio deve, è un momento un po' così, deve rialzarsi subito se non vuole farsi sfuggire questo secondo set di mano e giocarne un altro. Attenzione, adesso secondo me deve puntare più sul semplice, no? Basta back, basta palle corte. Sì, dritto, rovescio, semplice. 0-30 dunque. Che a volte è quello che lo penalizza in realtà. Ancora un altro back. Vedi, attenzione qui adesso Antonello che sbaglia però. Adesso lui poteva, ha sbagliato, ma era una palla facilissima. Poteva giocare di forza. Il back ci sta quando magari Antonello fa un buon dritto molto potente per... Ma poi fatto così, cioè
non è nemmeno fatto bene, no? Te lo fa pallonetto. Quello lì gli viene uno schizzo, decide di andare incontro alla pallina e schiaccia. E lì il punto l'hai perso perché hai Lello davanti. Secondo me, infatti, il back può andare bene, magari un back profondo, secondo me, per continuare lo scambio. Attenzione qui. Chiude qui Antonello. Per Antonello molta fortuna il nastro addirittura. Che però è stato bravo Antonello a recuperare. Sì. Vedi cosa ci mette sempre il cuore. Tanta. E palla break dunque, clamoroso per Antonello Orto che può portarsi sul 4-2, vediamo. Attenzione, va sotto rete, prova a fare un pallonetto Antonio Vincente. Annullato questa palla per il 4-2. E siamo 40 pari. Guarda, Antonello mette un po' di paura ad Antonio quando va a rete. Infatti Antonio per sicurezza si gioca sempre il lob. Okay, se sì. Lo gioca bene per carità, però... ci mette molta paura. Vantaggio adesso, attenzione, palla del 3 pari. Cambiato anche qua adesso in questo game. Dalle due palle per il 4-2 siamo alla singola palla per il 3 pari. Tanto il sole inizia a scaldare. Meno male c'è un leggero vento che abbassa la temperatura. Volley di Antonello che scappa. Sì, lunga. Tre pari. E dunque tre pari, occasione buttata per Antonello per portarsi sul 4-2. Invece no, tre pari. Intanto facciamo una cosa mai fatta. Proviamo a inquadrare le palline che usano per giocare, senza marchi ovviamente. Dopo ce le firma. Lungo questo call da parte di Antonello. Credo che Antonio si sia ripreso. 0-15. Sì. Gli ha dato forza. Cioè, ha preso forza. Per forza e coraggio per annullare quella palla break. 15 pari. Errore di dritto da parte di Antonio. Che lo manda nella rete. 30-15. Sotto rete Antonello la schiaccia. Mamma. Antonio la salva, la rischiaccia, no. Ma la palla è troppo lunga per riuscire a schiacciare di nuovo Antonello. E il punto lo fa Antonio. Bravo però Antonio in difesa per recuperare una schiacciata che sembrava bella da parte di Antonello. Invece no, Antonio l'ha annullata. 30 pari. Un momento importante della sfida. C'è perché questo è il famoso game decisivo, il settimo game. In alcuni set il settimo game non esiste nemmeno. Troppo addosso, si è ritrovata. 30-40, attenzione, palla break adesso per Antonio Orto per ribaltare ancora una volta la situazione di questo secondo set e portarsi lui sul 4-3. Dritto profondo, ha attaccato bene la profondità. In questo caso Antonio non ha saputo spingere.
40 pari. Annullata la palla break. Oh, questa è brutta, questa seconda troppo lunga. Anche Antonello si nervosisce. Sarà Milis che contiene nervosia, secondo nervosia. Oddio, questa era bruttissima, andava oltre ogni limite. Vantaggio per Antonio, ancora palla break. E il break arriva 4-3 per Antonio Orto, che adesso serve per il 5-3 e chissà per una coppa. 4-3 per Antonio Orto, che fa un gran rovescio stavolta, incrociato in cross stretto. A noi è sembrata buona, Antonello è sembrata fuori e vince Antonello, è fuori 0-15. Scusate, Antonello mi pare movimento. Ecco qua. Antonello mi pare anche abbastanza onesto. Ci siamo risistemati. Out. Attenzione a questa palla, corta fuori. Zero trenta. Prima uscita perfetta. Ancora questo back e poi attacca in difesa. Antonello non riesce a salvare, difficilissimo era per Antonello salvare lì, eh? Però è stato abbastanza bravo lo stesso. 15-30, va a destra, noi siamo a sinistra. Antonello, eccoti qua. Buona prima, fin di nastro, centrale, perfetta, 30 pari. Stavolta però è utile. Attenzione, punto che può valere tanto, punto del siamo 40-30 e potrebbe essere 5-3 se riesce a realizzare questo punto. E ce la fa a realizzare questo punto. E allora 5-3 in questo secondo set per Antonio Orto, che ora risponde per una coppa, perché ovviamente andando in finale riceverebbe o la coppa per il primo posto o la coppa per il secondo posto, ma c'è ancora un altro game, anche lo seguiamo. Anche Antonello potrebbe riceverne una, ma certo, la non coppa, è sicura. La cosiddetta coppa di consolazione, ma la non traiamo finalina. Non traiamo conclusioni affrettate, ci manca ancora un game. Bellissima risposta. Game che Antonio inizia bene. Bellissima risposta di Antonio. Quindi 0-15, iniziano a scaldarsi gli animi qui a Milis, inizia a scaldarsi il sole, momento importante del match di questa semifinale. Zero trenta, errore di dritto di Antonello, attenzione meno 2.
chissà la tensione che ci sarà adesso per Antonio. Vabbè, è a due punti dalla Coppa. Antonio non è un giocatore a cui tremano le gambe, voglio dire. Nei momenti importanti sta sempre a essere decisivo. 15-30 intanto. Buona prima di Antonello. Più che decisivo, incisivo. Giocherà a questo punto importante con una seconda di servizio. Attenzione qui Antonello sotto rete, out, 15-40. Out, attenzione, siamo arrivati al momento fatidico di questa seconda, di questa prima semifinale del torneo amichevole Ministro Torregrande. 2 palle, match per Antonio Ortu. Vediamo che succederà. Succede che si gioca con una seconda, occhio qui, occhio qui. La spreca il primo match point, un dritto sparato fuori. Ancora un altro però. 30-40. Se lo gioca ancora con una seconda questo match point Antonello, attenzione. E sbaglia con un doppio fallo. È il primo finalista del primo torneo amichevole Milis Torregrande, è Antonio Ortu. Ed eccolo qui, la stretta di mano tra i due. Ovviamente ha vinto chi era più favorito sulla carta, cioè Antonio, però Antonello ha giocato sufficientemente. Dai, non siamo alti con i voti, non ha fatto un tennis spettacolare, però potrebbe guadagnarsi la coppa di consolazione, quella per il terzo e quarto posto. Allora, dopo arriverò anche da lui, li facciamo prima dissettare Antonio, perché ha vinto una coppa sicuro, o quella della seconda, quella della prima. Sentiamo un po' cosa chiedono i miei colleghi ad Antonello, vediamo un po' se mi dirà qualcosa Antonello dopo. Comunque, siamo arrivati al momento delle interviste, dei momenti finali. Antonio si copre perché qua c'è freddo, c'è sole. Partiamo subito con la prima domanda, Antonio, semifinale, sensazioni. Bah, all'inizio era un po' difficile giocare col vento perché anche eravamo freddi, quindi partire subito con la palla che si muoveva di qua e di là era difficile. Infatti io all'inizio non è che abbia giocato benissimo, comunque sono partito lo stesso bene. E la chiave era la risposta al suo servizio, quindi mi è sembrato di aver risposto abbastanza bene. A parte qualche risposta un po' così così, però il momento magari che è diminuita la tensione ho risposto male, però quando dovevo rispondere bene, soprattutto di dritto, l'ho fatto e forse questo mi ha concesso l'opportunità. C'è stato qualcosa che diciamo ti ha messo in difficoltà? Qualche colpo di Antonello, qualche cosa che ha fatto, un punto che ti ricordi? Diciamo. Magari un pochino di profondità in certi colpi, soprattutto centrali, quindi in quei colpi centrali io magari mi spostavo sul dritto, lui tirava centrale profondo e io tornando avevo difficoltà nel tirare il dritto e mi usciva, quindi forse è quello che mi ha messo in difficoltà. Magari se avessi tirato un po' più per spostarmi mi sarei trovato meglio. Poi ovviamente volevo smentire una voce che si dice che io gioco allo stesso modo con tutti, non è vero, perché per esempio oggi con Antonio, se avrei giocato con Diego ad esempio, avrei fatto molti più rovesci in top, invece sapendo che Antonello è un giocatore di ritmo, io ho cercato un po' di giocare il back in certi punti, anche alto, senza peso, così almeno potevo evitare. Più o meno le domande sono sempre le stesse. C'è stato, aspetta un attimo Diego, poi ti chiedo, c'è stato un colpo che è migliorato rispetto a tre partite oppure è un colpo che è peggiorato? Colpo peggiorato forse è il rovescio. Un pochettino, sì. Ho cercato alla fine di trovare qualche soluzione buona, ad esempio un passante che poi lui ha fatto una gran
grande volée. Poi ho anche un altro rovescio che ho cercato di mandare il vincente, è uscito di pochissimo, quindi. Adesso è il momento delle domande. Ho migliorato il servizio forse. Ok, adesso è il momento delle domande di coloro che hanno con me a commentare e raccontare questa partita. Diego, comincia tu, vai. Domanda per Antonio. Allora, io inizio a dire che non ti volevo fare una domanda sulla partita nello specifico, ma in generale. Volevo sapere che cosa pensi tu prima di una partita, un pensiero che poi sul campo concretizzi, così possiamo dire, determinazione, trasformi in determinazione. Dipende, allora per esempio nei giorni scorsi che dovevo giocare un set, cercavo di partire senza concedere nulla, ovviamente cercavo di partire, magari se avevo l'opportunità di andare 2-3-4-0 andavo subito sul punteggio per poi andare tranquillo alla fine, quindi prima della partita penso di concentrarmi prima del primo punto proprio in modo da avere la spinta giusta nei primi game. Poi invece oggi che dovevo giocare 2 set ero più tranquillo, più rilassato perché comunque avevo più margine, però penso sempre un pochino alla strategia, qualche cosa che mi devo ricordare secondo l'avversario, qualche che ricordo. E poi l'ultimo pensiero è quello che anche se sto giocando male magari un punto può far girare la partita e quindi restare sempre attaccato quando gioco con sé. Intanto è poco tempo, Fabio, fare la domanda tu dopo ad Antonello. Per una cosa velocissima al volo, potresti essere il vincitore di questo torneo? Beh, certo che potrei essere il vincitore, è facile perché la finale o vinco io o vincerà il mio avversario, è certo, però ce la metterò tutta perché vorrei, mi piacerebbe molto arrivare. Ok, Antonello, una delle domande velocissime, la tua seconda intervista, tra l'altro da sottolineare. Comunque, hai meritato, le domande sono sempre le stesse, gira e rigira. Comunque, hai meritato questa sconfitta, visto i tuoi miglioramenti, l'ho chiesto Antonio prima, se lo sentire in prima persona. Cosa pensi del gioco che hai fatto oggi? Se hai meritato la sconfitta, appunto. Sì, la sconfitta è meritata perché appunto molti colpi, tra cui soprattutto il rovescio oggi, non mi entravano proprio, ma pagarli. Mi entravano soprattutto molto alti oppure andavano direttamente fuori. E, credo che comunque la partita con Fabio ero forse molto più in forma, più sciolto. Esatto. Mentre in questa, nel secondo set stavo anche riuscendo a concludere qualcosa, ma diciamo che poi è tornato un po' di. Antonio è riuscito a risollevarsi. Ho cercato appunto di attaccare quando Antonio, anche lui, era un po' in difficoltà, diciamo tra il 3-2. Come eravamo quando ero in vantaggio, diciamo, però poi anche lui ha ritrovato la forza e mi ha spiazzato. Fabio, abbiamo poco tempo, una domanda al volo per Antonello. Dai. Secondo te qual è il colpo che devi ovviamente migliorare e il colpo su cui ti baserai nel futuro, la tua tattica di gioco? Allora, assolutamente devo migliorare il deito perché me lo dice anche il nostro allenatore che è un movimento sbagliatissimo. Abbiamo commentato più volte nella conto, sì. Nonostante questo comunque sempre alcune volte mi entrava, ma mi accorgevo io stesso che il movimento era sempre sbagliato. Il rovescio, che di solito è un colpo di cui do sempre forza, diciamo, nella partita, oggi lo stesso non mi entrava molto bene. E, come tattica credo che comunque spostare l'avversario da in ogni angolo possa funzionare. Comunque oggi mi sono accorto che sono andato anche poche volte a rete rispetto alla partita con Fabio. E basta, ok. Domanda più o meno simile a quella che ha fatto Antonio. Potresti vincere la finalina, arrivare al terzo posto? Si spera. Speri, vero? Ok, a posto. Dunque, per i saluti finali, allora la prima semifinale si chiude con la vittoria di Antonio Ortu che vola in finale del primo torneo amichevole Ministro Regante, come pronosticato più volte, secondo me, a parte vabbè Simone. Comunque Antonio Ortu vola in finale, lo vedrete più tardi, più avanti nei prossimi video. Però prossimo video vi ricordo Diego Losenno contro Fabio Puzzolo, seconda semifinale del primo torneo amichevole Mili Storia Grande. Come detto più volte, adesso lascio la parola e la videocamera ad Antonio Ortu che commenterà insieme ad Antonello appena usciti questa partita. Intanto
auguro un bocca al lupo, si può dire così, a Diego e a Fabio. Ovviamente il link è il migliore tra voi due, il video lo vedrete tra qualche settimana circa, e da parte mia ci vediamo per la finalissima. Chissà, il primo è Antonio Orto, il secondo lo scoprirete guardando i nostri video. Per ora grazie da Lorenzo De Diu e anche a nome di Diego Loseno e Fabio Puzzolo.